Ugo Cilento, ottava generazione della Maison Cilento, come nasce la storia di questo brand dell'eccellenza sartoriale? Nasce 240 anni fa, ottava generazione, familiare. Fondatore prende il nome di mio figlio, Martino Cilento. Oggi siamo giunti, come ho detto, all'ottava generazione. Dopo 240 anni abbiamo deciso di sbarcare a Brera, a Milano, nel quartiere più elegante e più storico della città. I casi che ci hanno portato all'apertura del locale a Via Fioroscuri 13, locale storico e prestigioso, nascono per caso. Già da anni c'era la volontà di proiettarsi su Milano, ma non ho mai condiviso e apprezzato le location che mi erano passate davanti. 6 anni fa, in maniera strettamente casuale, vengo alla conoscenza della vendita di questi locali, affascinato dalla grande storia, dalla grande eleganza, dalla grande tradizione che trasportano questi locali, ho deciso di proiettare l'azienda Cilento in quella che era la storia del quartiere Brera con l'antica spezieria di Brera. Parliamo proprio di questo locale, una storia affascinante. Una storia tanto affascinante, una storia di grande eleganza, di grande tradizione. Ripeto, come si vede, fuori c'è la targa di Carlo Erba, che nell'ultimo periodo di questa location era stata la farmacia di Carlo Erba da mecenate, imprenditore e da visionario. Strettamente collegato alla farmacia c'è l'orto botanico di Brera, perché quando prima della farmacia era spezieria, la location era strettamente collegata con quelle che erano le erbe officinali, perché le erbe officinali non erano altro che il bacino della spezieria. Raccontiamo qualche aneddoto per raccontare, diciamo, per far capire all'utente che cos'è stato Cilento dalla nascita ad oggi, chi ha servito, chi, diciamo. L'azienda Cilento in 240 anni ha vestito ha seguito tanti uomini eleganti del mondo, tanti potenti del mondo, non ultimo quello chiaramente quello un po' della nostra storia, chiaramente che ha origini borboriche. Siamo i fornitori ufficiali della Real Casa delle Due Sicilie e siamo anche i fornitori ufficiali della Real Casa di Savoia. Quindi la presenza della nobiltà italiana, un po' che ha fatto un po' la storia d'Italia, è presente e costante nel DNA dell'azienda. Chiaramente in 200 anni di storia abbiamo vestito uomini d'affari, grandi ministri, grandi presidenti di tutto il mondo. Tra l'altro, con la collezione delle cravatte e delle bandiere abbiamo vestito anche due personaggi, diciamo, di spicco della politica mondiale. Le cravatte con le bandiere nasce da praticamente 10 anni fa, nasce la prima cravatta con le bandiere e mi viene così di disegnare una cravatta dedicata all'Italia, per il 150° dell'Unità d'Italia. Ora, questa è una cravatta, ora parlare di una cravatta con la semplice bandiera è riduttivo, ma in realtà la cravatta da me disegnata è completamente diversa da quella del mondo delle cravatte in genere, in quanto la bandiera è completamente decentrata rispetto a quelle che di solito vengono posizionate come sottonodo. In piena pandemia è stata indossata sia da Macron che dal ministro Conte. Perfetto, che cosa si può aspettare l'appassionato di stile in questo negozio a Milano? Cosa troverà? Ma chiaramente quelle che sono le icone, quelle che hanno fatto l'icone dell'azienda, quindi le cravatte, i foulard, gli accessori tutti, quindi dalle calzature alle cinture, alle pochette e ai gemelli da uomo. Il mondo donna, anche molto importante, vi sono tutte le borse da donna, le mantelle, le sciarpe e i foulard. Quindi Milano potrà usufruire e godere quella che è la storia dell'azienda, la storia di 250 anni di eleganza e la storia di 8 generazioni. E ultima domanda, in occasione dell'Open Cilento ha lanciato anche una nuova cravatta dedicata proprio alla storia di questo locale. Ma in onore alla grande storia prestigiosa di questi locali, quindi delle erbe officinali, dell'antica spezieria di Brera, dell'antica farmacia di Brera, ho disegnato la prima cravatta e il primo foulard dedicata alle erbe officinali. Questo
Quindi sia sulla cravatta che sul foulard ci sono quelli che sono i riferimenti della storia delle erbe officinali. Invito tutti gli appassionati, i cultori del bello, a fare una passeggiata che fa parte, questo locale via Fioroscuri esprime la mia grande sapienza e esperienza maturata negli ultimi 30 anni per la ricerca del bello, delle tradizioni e dell'eleganza.